Sven Paris. È un incontro questo di Paris dal punto di vista tecnico non durissimo dovrebbe essere, ma occorre anche vedere come Paris avrà digerito quel suo ultimo incontro il 20 febbraio di quest'anno con la sconfitta contro Christoph Bienias, con il quale il 17 è in programma la rivincita, sempre con il titolo intercontinentale WBO dei Welter. Sven Paris, Colonia Conti Cavini, nato a Frosinone, lo ricordo, il 17 dicembre 1980, va per i 29 anni. Il suo record parla di 26 vittorie, di cui 18 prima del limite e 4 sconfitte. Al peso questa sera Paris ha fatto fermare la bilancia a 68,6 kg, il limite dei Welter è 66,678. Beh, un paio di chili direi di che sono tanti, 2,20 kg e sono molti, ma forse probabilmente anche lui non è che in questo match ritenga di dover essere forse al massimo, o meglio aspetta di a 20 giorni comunque c'è i 20 giorni, mi sa, su quei 20 chili... giorni che trovare il entrare in peso è molto tempo prima difesa. Non è nemmeno producente. Certamente. Il suo avversario è una vecchia volpe del quadrato in tutti i sensi, è Benjamin Robles Murri, boliviano, ha un record imponente con quasi 60 incontri disputati, si equivalgono sconfitte e vittorie, soprattutto certamente nella parte finale della sua carriera. Robles Murri, all'inizio della sua carriera soprannominato il terribile, ha lasciato un tantino andare, considerando che dopo assalti falliti a titoli ha mollato un tantino e fa il good loser, cioè l'ottimo perdente, andando a fare da sparring a pugili più quotati e comunque indirizzati verso traguardi più importanti. Il paio di chili in più si vedono a Sven Paris, soprattutto di spalle, no? Sì, direi che forse però un po' meno poteva, ecco, ai 20 giorni più importanti adesso, sì, prima per arrivare, sì, a Bienias, a questa rivincita, sì, alla quale credo lui tenga in maniera particolare, considerata la pesantezza di quella sconfitta di fine febbraio. Incontro sulle 8 riprese, l'arbitro è il signor Luciano Nigro. Sicuramente Paris ritiene che quel peso le serva, soprattutto in estate, perché si consuma molto, si suda moltissimo negli allenamenti, e quindi c'è bisogno di avere anche della riserva che le servirà per potersi allenare in maniera più pesante di quello. Sì, infatti è giustissimo quello che dici. Sì. Io avevo sottovalutato il fatto che lui deve combattere per una vicenda importante fra 20 giorni, per cui questi 2 chili gli servono tutti effettivamente. Altro che, sono molto importanti, anche nella considerazione di una tattica di allenamento, questo incide sicuramente molto profondamente. Con il ritorno nella scuderia Conti Cavini, Gattopard è seguito da Patrizio Oliva, oltre al padre ovviamente. È proprio Oliva a tutta voce. Ricorda Paris la pericolosità eventuale della testa di Robles Murri, è il terribile. Un piccolissimo movimento verso il basso ha evitato un diretto del suo avversario. È stata una bella azione, un bel movimento. Sì. Occorre vedere Paris con lo scorrere delle riprese, occorre vedere il suo atteggiamento tattico, perché comincia sempre abbastanza bene. Poi si fa riprendere da antichi vizi e le più fresche virtù scompaiono e incappa in qualche incidente di percorso, come è successo appunto a febbraio contro Bienia. Cioè, termina la prima ripresa con un bel jab sinistro di Paris, che arrivato a segno proprio in chiusura di round. Mentre ricordo che proprio 20 giorni fa, il 6 giugno, Robles Murri ha incrociato i guantoni con Vittorio Oi, pugile della colonia di Buccioni. Ha perso i punti, però sulle 6 riprese. Sentiamo Oliva. Il sinistro in mezzo ai guantoni suoi. A noi ci interessa fare oggi 8 round, non andiamo a vincere perché poi ci dobbiamo preparare per il match del 17. Questo match, l'ho detto, è un match interlocutore, che è di preparazione, è come se stessimo facendo i guanti, Sven. Non è un combattimento ufficiale per te questo.
Allora, mi devi fare il piacere, in mezzo ai suoi quantoni, ti avvicini leggermente, invece di portare due sinistri, ne voglio uno solo ma esplosivo in mezzo ai quantoni. Solo questo, e te ne vai. Poi all'improvviso, quando vuoi fare l'azione a due mani, il sinistro in mezzo ai quantoni, 1-2 a scatto. Non portare montante perché lui si abbassa con la destra, è pericoloso. Okay. Speriamo ricordi tutto, perché il sinistro di prima intenzione è bellissimo, quello tra i guantoni, e poi ripetere con un diretto sinistro e un diretto destro. Vediamo se metterà in pratica questa tattica. Occorre anche dire che poi Patrizio Oliva sa bene i tempi anche televisivi, e tatticamente ineccepibile quello che lui ha detto. Bellissimo, televisivamente sinistro. Anche sarà felice preparato. Patrizio con questo diretto sinistro, sì, arrivato, destro anche, come voleva di, lui. Anche di pari il sassegno, però è il terribile, non fa una grinza. Intanto all'angolo c'è anche Gianluca Branco, è presente stasera anche Silvio Branco proprio qui alle nostre spalle. Per Silvio lontana sempre questo tentativo mondiale, non si capisce bene, ma comunque questo è un altro discorso. Vediamo. Ne riparleremo a tempo debito. Certo. È un peccato, perché poi sai, Silvio non è più un ragazzino, per cui ogni mese che passa a vuoto per un pugile maturo. Attenzione, in destro si avvicina alla maturità. Sai, è tempo che vale triplo. Bravo Paris intanto a bloccare sul nascere alcuni tentativi di Robles Murray. Sta molto attento, evita i colpi di Robles Murray. Il boliviano comunque sì, ha dei colpi con dei questi pantaloncini mimetici. Ricorda in ricorda guerra. Poi che bello il destro di bellissimo. Paris. Se si è visto in televisione proprio è stupendo. Ricorda un po' i campi estivi. Poi Gullotti ce lo riproporrà, quel destro di Sven Paris. Il sinistro anche dritto. Sì, ha un bel dire Oliva, deve fare tutte le 8 riprese, ma ho la sensazione che Murri 8 riprese. Se Paris continua sì con questo ritmo ed anche con una certa precisione, considerando anche che le risposte dell'avversario sono Mario, estremamente non rare. Sarà dispiaciuto. No, lui no, però aveva ragione anche Oliva, fare 8 riprese comunque contro un avversario è importante che non farne 10 o 15 in allenamento. Io sono sicuro però che alla fine, quando sei sul ring da combattimento, se finisci prima meglio è. Sì, ad ogni modo, certo, che certo, è un avversario questo, un però sì, un avversario giusto da incontrare 20 giorni prima di un incontro importante. Sì. Non si può tanto poi sottolizzare sulla attenzione al sinistro di Murri. Sì, un pugile che non fa male. Sì, ma non si può, ripeto, tanto sottilizzare. Manca 20 giorni a un incontro importante, è inutile mettergli di fronte un martello. Sarebbe stato un autogol. No, il fatto clamoroso. Di passare dalla palestra al ring per allenarsi come dovutamente, che vale dico. Più un incontro fatto così che 8 allenamenti in palestra. Con sparring, certamente. Ancora 1-2 di Paris a segno. Dopo Paris ci sarà Antonio De Vitis contro Zolt Nagy, incontro di rivincita che chiuderà la serata. Termina anche la seconda ripresa. Ho visto un'azione di Paris, quella di...